Cioè, scherzando, non terribile. pensavi che sarebbe stato peggio? Sì, lo pensavo peggio, ma non è che bene, è solo perché immaginavo peggio. Qui sta partendo la discussione, quindi iniziamo con la spiegazione veloce, ok? Il Re Leone è un classico Disney del 92, è famosissimo perché è stato fatto con la colonna sonora di Hans Zimmer sulla base dell'Amleto, una reinterpretazione che è stata anche accusata di aver preso la sua idea da Kimba, il leone bianco, e la questione è ancora aperta, non si sa ancora se il Re Leone l'abbia rubato o no, e tranquilli usciranno 200 curiosità sul Re Leone prima o poi, un po' di tempo e ne parleremo bene del film. E quello del 92, il classico Disney, perché di questo non penso di parlare affatto bene. Non posso mostrare immagini, né colonne sonore, né niente, quindi accontentatevi di un video così. È giusto dare lavoro a persone, no? Qui la discussione sta partendo dalla Ma scusa, questione. allora Mary Poppins dobbiamo prendere giù niente, Ok, mi allontano perché qui stanno parlando di cose brutte. Allora, il primo problema di un live action in qualsiasi contesto o di un remake o di qualsiasi altra cosa è che le persone che hanno fatto il film originale non ci sono più. Non per forza sono morte, ma comunque non credo che vogliano rifare un'altra volta lo stesso film e fare una brutta copia o di quello che avevano fatto in precedenza, salvo alcune eccezioni tipo George Lucas che l'ha fissa per fare sta cosa, ma comunque, dunque, le stesse persone non possono rifare lo stesso film due volte, cioè si possono, però non è una cosa consigliabile. È normale che cambino quasi tutte le persone che ci lavorano e che quindi debba essere un altro modo di fare lo stesso film. Ci sono vari livelli di reinterpretazione. In genere ci sono reinterpretazioni abbastanza fedeli all'interno delle live action Disney perché cercano di riproporre lo stesso film e quindi cercano qualcosa di simile a quello che era già stato proposto. Il problema è che non sempre è la cosa migliore da fare. Questo è un altro film. È delicatissimo toccare la questione del rifare un film, soprattutto se è un film come Re Leone, che ha avuto grandi nomi importantissimi dietro di lui e ora si ritrova, beh, ad essere fatto da persone che cercano di essere all'altezza. È molto carino che debbano avere molte difficoltà, però no, no. Di base il film, tutte le volte che cerca di imitare il cartone, non ce la fa, non regge il confronto. Quando propone qualcosa di nuovo, magari sa essere carino, sa essere interessante, ma non abbastanza. Non è mai abbastanza. Tu che hai fatto effetti speciali? Lui, per esempio, mi ha spiegato che l'effetto che si ottiene con la cinepresa, che è abbastanza movimentato, come se qualcuno l'avesse in mano, anche se ovviamente nessuno sta tenendo in mano la cinepresa perché è tutto quanto animazione, è stato fatto con una sorta di realtà virtuale. Spiega tu. Più o meno, sì. Allora, per certe riprese in particolare, qualcuno prende in mano una vera e propria telecamera digitale, più o meno, che con un monitor davanti per vedere appunto che cosa sta riprendendo, la muove nell'ambiente virtuale appunto in questo caso del Re Leone, appunto. Questo per rendere le animazioni, che potrebbero essere piuttosto meccaniche, molto più invece umane, con un movimento molto più meno artificiale, ecco. Beh, Di cosa che, volevi parlare? ci sono molte escamotage di questo tipo, le rocce, come hai detto anche tu, sono meravigliose. Diciamo che si sente molto la matricità, cioè si sente qua la differenza fra una roccia e l'altra, fra un minerale e l'altro, Sì. si vede la differenza fra una luce e l'altra, un'ora del giorno e l'altra, che è una cosa meravigliosa, i effetti speciali sono formidabili. Sì, E la la Disney è sempre CGI stata la è prima in questo. fantastica, sì. Esatto. Assolutamente, non ho niente da dire, se non che è incredibile come hanno reso, come hai detto appunto, la Matericità, materialità, matericità. Matericità, giuro. matericità delle cose, no? Delle rocce, della sabbia, anche dei peli, no? Mi ricordo tipo Monster Echo, dove si riuscivano a contare i singoli peli, no? Mentre qui non riesce a distinguere che cosa è vero da che cosa non lo è. Sono degli animali veri, la pelle si tira veramente e è incredibile a cosa siamo arrivati da quel punto di vista. E la Disney è sempre stata la prima a portare effetti speciali. Fin dagli anni 30, o meglio dagli anni 40, quando ha aperto la sua parte live action, ha fatto un'esplorazione incredibile di tutti gli effetti speciali. Solo che questo non basta. Quando tu usi un effetto speciale, per quanto sia realistico o irrealistico, funzioni bene o funzioni male, deve essere sensato all'interno del film in cui lo usi. Per esempio, in questo caso abbiamo dei leoni che, per essere realistici, ovviamente, non devono chiss fare chissà quale espressione facciale, come succedeva nel classico Disney, non Non avrebbe senso. possono effettivamente.
perché sarebbe comico, non si capirebbe, esatto, più che cosa, cioè, quale sarebbe il punto del tipo, perché fare un live action se poi fai qualcosa che non è reale, è quello. E infatti è bellissimo che abbiano mantenuto per esempio l'espressione facciale di un animale. Simba non è che piange per la morte di Mufasa, ma hanno imitato le inquadrature del classico Disney. Hanno semplicemente imitato le inquadrature del classico Disney, che ovviamente erano adatte a un cartone animato, e magari inquadravano la faccia di Simba perché Simba in quel momento aveva una faccia disperata. Qui no, qui ti inquadrano la faccia di Simba e Simba è così, perché è l'unica espressione che un gatto sa fare. E è bellissimo che sia l'unica espressione che un gatto sa fare, che non gli abbiano fatto fare facce strane, perché in un classico Disney funziona, mentre qui no. Va benissimo. Però cacchio, cambiami la scena, fammi rendimi la cosa interessante da un altro punto di vista. Prendi Simba, fagli fare movimenti, movimento del corpo, linguaggio del corpo, per far capire che è triste usando tutto il corpo. Campo lungo, mi fai vedere Simba che fa cose, come cercare di svegliare suo padre con il muso. È una cosa molto carina. Invece no, inquadratura della faccia per farti capire che è triste. In base a cosa? Ah, niente, non puoi farlo piangere, perché i gatti quando sono tristi non fanno un cazzo. Cioè, quando, soprattutto per il passaggio tra un cartone animato e un live action, non si possono rifare le stesse cose, ma perché, come si è visto appunto, non, magari non, cioè non, porta, non, ve, non veicolano più lo stesso messaggio, no? Le stesse emozioni. E non è sbagliato, almeno dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, creare una scena che sia diversa, appunto come inquadrature, come luce, ma che sia leale, diciamo, appunto, che si mantenga a quello che voleva dire il cartone originale, appunto. È difficile, è assolutamente difficile, perché bisogna reinventarsi, reinventare il prodotto, però bisogna farlo, appunto, come si è detto, appunto, un gatto non può piangere, appunto, un gatto non può. Anche la scena in cui Simba guarda verso il basso dove vede suo padre morto, e in questo è lì che no. È letteralmente cringe. E si vedeva i flashback e sei lì che ah no, cioè, e mi dispiace perché è una scena triste, ma non lo è. Finisce per non farti provare le emozioni che dovrebbe farti provare, perché si perde in queste cose. Cerca di imitare il cartone senza proporre davvero nulla di davvero nuovo. E le idee nuove sono belle. Tutte le idee che hanno provato a tirar fuori nuove sono belle. Per esempio Timone e Pumba hanno cambiato la canzone che cantano per distrarre le iene. Ora cantano Stia con noi. Ed è geniale, quella scena ha fatto morire dalle risate tutta la sala. Ma fatemene altre di cose del genere, reinterpretate. Non dico per forza che devi cambiare radicalmente, però abbi la tua idea del film, il tuo modo di interpretarlo, la tua idea per portarlo avanti, il tuo modo, la tua poetica. E invece no, qui c'è imitazione, 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 far vedere quello che sappiamo fare con la computer grafica, imitazione, imitazione. Ah. C'è da dire che forse qualcuno, qualcosa comunque ha, diciamo, legato le mani comunque a, sì, ovvio, agli animatori e tutto il resto. Ma è il problema di tutti i live action, certo, sono tutte così, certo, hanno le mani legatissime. Cosa. O sei Tim Burton o ti costringono a fare esattamente quello, esatto, che vuole la Disney. Esatto. Stanno parlando della scelta del doppiatore di Nala e di Simba. Dite pure. No, vabbè, che comunque, cioè, secondo me se li sceglievano per fare la canzone e basta, dico, vabbè, ci sta, perché comunque sono bravi cantanti e tutto. Ma per le battute, no, vabbè, Elisa ancora ha parlato poco alla fine, quindi. Ma Mengoni. Cioè, quando c'è stata la scena cazzutissima con Scar e poi senti la sua voce, cioè, io sono scoppiata a ridere, anche lui sentito che è scoppiato a ridere. Scar, che cioè, era un Voldemort che incazzato nero e urlando ruggiva, vabbè, con la voce. Scar era Voldemort. Sì, sì. Ah, ok. E poi sì, c'era Simba che rispondeva e balbettava e non riusciva a pronunciare bene le parole. C'è stato un momento in cui hanno detto, aspetta, canta la ragazzo. No, aspetta, canta ragazzo, avevo capito canta la cazzo. Sì. No, vabbè, no, io no, lì non, attenzione, avevo capito quello. No, io non avevo capito quello. Poi i raccordi all'interno delle immagini, cioè le varie riprese, l'avevo detto anche a lui durante il film. E magari mi mettono una scena in cui c'è il leone che sta correndo a una certa velocità, cambio di inquadratura e sta andando a una velocità diversa. Sì, non si capiva se trotterellavano, se correvano. Continuavano a
creare pessimi raccordi come se fossero l'inquadratura di un documentario, che non funziona in un film del genere. Ma infatti l'hanno detto che la critica più grande era che sembrava un documentario. Per assurdo. Sai chi sarebbe stato però in senso negativo, purtroppo. Sai che ci ho pensato anch'io? Alessandro Quarta per Simba. Allora, vi dirò, Alessandro Quarta, per chi non si intendesse molto di doppiaggio, ha fatto 1 milione di personaggi da che è al lavoro. Dine due Disney. Disney, vabbè, posso cominciare subito a dire Nick Wilde di Zootropolis, ma molto più anticamente Topolino, è la voce che adesso noi conosciamo di Topolino. Ha una voce molto scema, come il professore di Spider-Man, quello lì è Alessandro Quarta, e quella lì è la voce, o anche Stu Price di Una notte da leone. Cazzo, esatto. Soltanto che lui sa fare anche una voce molto cattiva e molto autoritaria, come Berlino della casa di de Papel, o sempre Ed Ames in Come ti spaccio la famiglia, dove lui si sente che è un assassino. Ecco, se mi avessero preso Alessandro Quarta, magari avrei fatto tipo, perché non è il personaggio che tu metti in confronto a un leone, però comunque sarebbe stato un doppiatore. Io rispetto tantissimo Mengoni, apprezzo la sua musica, apprezzo tantissimo i suoi testi, ho apprezzato il suo doppiaggio come Wansler nel Lorax. Infatti io non incolpo lui, anche perché tutto sommato è stato anche bravo, perché cioè, è stato lascia bravo. Perdere la voce, io incolpo le persone, voi persone che siete lì addette al doppiaggio e alla scelta dei personaggi, che dite di dover studiare anni, di dover avere lauree infinite per poter scegliere quali persone meritano di dare una voce a un personaggio, e potrebbe anche essere un lavoro relativamente semplice, voi siete le stesse persone che hanno scelto Mengoni, che come ho detto è un grandissimo artista, per fare un personaggio che non si addice alla personalità e alla voce di Mengoni. Quante persone in questo film erano veramente doppiatori? A parte Luca Ward, fantastico, che fa bagnare pure me per fare Mufasa. Quello che ha fatto Pumba sia un emergente o qualcosa del genere, credo. Sì, ok, ma hanno dato due protagonisti a due cantanti, vero? Che possono saper fare doppiaggio perché sono abituati ad avere una voce plastica per dare emozioni, ma non sono magari avvezzi ad avere accenti di doppiaggio o avvezzi semplicemente a essere doppiatori. Io ho sentito alcuni accenti di Mengoni che mi hanno fatto leggermente rabbrividire, ma perché non è quello il suo campo. Già. Ti giuro, ho detto per me può finire così, perché se finisce così sono sicura che è bello. Che c'è? Sono perplesso. Carina la scelta di Shenzi comunque di farla modello standard. Tutte le sono interessanti, le novità. Tipo Ed che parla? Perché Ed parla? Perché non funzionava non parlante all'interno di questo film. Sì, ma qua è solo, cioè, sembra una spalla comica. Ma è una spalla comica. Dovrebbe essere una spalla comica, ma è diverso perché non è trattato come se fosse un cartone animato, è un film live action. Qua Ed dovrebbe essere una iena, dovrebbe essere stupido, ma comunque aggressivo e violento come una iena. Shenzi qua sembra semplicemente il padrino versione femminile, e Banzai, che non si sente mai definire il nome. Cioè, Shenzi quanto è diventata importante in questo film? Eccessivamente. In realtà le hanno tolto importanza, perché continuano a parlarne come se fosse il capo di qualcosa, ma in realtà che cosa fa nel corso del film? Se il personaggio viene nominato 3 volte per nome, vuol dire che è importante. Sì, però così. Non fa niente in realtà. Vabbè, non fa niente, però cioè, comunque mi hanno tolto la suora di Sister Act, mi hanno messo il non personaggio so chi sia. Di fondo. Non Whoopi Goldberg. Ah, è ancora lei? No, nell'originale. Ah, adesso no, beh, quello lo non sapevo. So che il è successo. Adesso non so chi sia. Però comunque avrei preferito che le iene fossero magari rese un po' più creepy. A me mi facevano cagare addosso. Sembravano esageratamente dei cani. Cioè, vabbè, sono dei cani, no, però. No, io penso iene. Che rispetto no, al... Anche se hanno la dentatura così larga che sembrava umana, quello ma mi faceva cagare addosso. Cioè, il cartone... cioè, era brutto. Quello del cartone a me facevano ridere. Esatto. Solo ma scherzi. Dai, non dimmi che avevi paura di quelle cose lì. Non ho detto che non cioè, facevano che... solo che ridere qua, erano cazzute, ma la facevano ridere. No, ho detto che facevano paura, ma era un equilibrio fin troppo corretto tra ciò che fa cacare sotto e ciò che può essere per bambini. Ma secondo me le iene ci stavano, non le hanno fatte mai. Guarda, fra tutte le critiche che puoi fare, le iene. E ora ho capito perché quella scena in cui le iene incorrono, Simba ce n'erano 4 al posto che 3, perché una muore. Inutilmente. Cioè, ho detto, ma perché sono 4? Sono Shenzi, Banzai ed Ed. Chi cazzo è quella quarta? Nessuno, perché muore.
ma è pieno di iene. Sì, ma che palle. Beh, in ogni caso, no, questa scena è diversa perché c'è un altro problema del film. Sono le tempistiche sbagliate. Il finale ha la stessa velocità del classico Disney, però il classico Disney durava mezz'ora in meno. Hanno usato mezz'ora in più nella parte iniziale per spiegarti molto meglio le cose. Scopriamo per esempio che Scar ha la cicatrice perché aveva litigato con Mufasa, cosa che era molto implicita all'interno del classico Disney, qui diventa esplicita. Ok, hanno dedicato del tempo per dare spiegazioni in più, hanno spiegato anche come funzionano le terre del branco, hanno spiegato quali sono le motivazioni che portano i vari personaggi a comportarsi in un certo modo, hanno motivato parecchio Zazu. Ok, va bene, però alla fine il finale ha la stessa velocità del classico Disney e non c'è nessuna spiegazione. Anzi, hanno tolto spiegazioni in realtà quando si trattava di morali e cose del genere. Quindi, per esempio, di tutto il discorso che fa Rafiki, che è un discorso meraviglioso con mille significati, resta solamente la parte che tutti ricordano, ovvero quella in cui Rafiki mostra nella pozza il riflesso di Simba che sembra Mufasa, che tra l'altro pessima scelta quella di sostituire le due immagini quando potevano semplicemente deformarla leggermente per lasciarti il dubbio che sia Mufasa o Simba. Però vabbè, questo come l'avrei fatto io, lasciare semplicemente il dubbio che sia reale o che sia immaginazione di Simba, ma vabbè. Hanno tolto tutta la spiegazione che dà Rafiki, hanno tolto tutta la lezione di vita che dà, hanno tolto tutto ciò che Rafiki dice a Simba per spiegargli dove sta il suo errore. Ho apprezzato che all'interno del film abbiano dato una spiegazione più ampia del punto di vista di Timone e Pumba, del perché loro vedono il mondo in un certo modo e del perché del loro pessimismo che qui diventa un nichilismo. Ok, ma poi non si conclude nulla, viene tutto quanto concluso come nel film della Disney e basta. Quindi rupe di re, combattimento, fuoco e fiamme, si ammazzano tutti e finisce il film. E a che è servito aprirmi tante parentesi se poi non me le chiudi? Cioè, cos'è Your Name? Dove mi aprono parentesi e poi non mi parlano mai più di quello di cui stavano cercando di parlare? E questo è il problema del film. Carinissimi leoni, leoncini bellissimi da vedere. Però cavolo. Tra l'altro è stato molto particolare alla fine del film vedere l'applauso della gente che ha iniziato a applaudire tipo una fila e poi basta, è scemata lì. Tutti gli altri non hanno applaudito. Perché, davvero? Cioè, ok, è bello perché è il Re Leone, ma non ha niente di più rispetto al Re Leone. Ha molto di meno, ma non ha niente davvero di più. Sì, sì. Non è che sono contro, cioè, guarda che puoi essere in disaccordo. Non mi piace il fatto che fino adesso ho sentito solo cose negative, quando comunque tutti hanno detto che si aspettavano di peggio. Quindi io voglio dire, ti aspetti di peggio, allora di quello che non è stato peggio, di quello che dici, vabbè, questo mi è piaciuto, perché non è possibile che un film intero non ti sia piaciuto nulla. Mi è piaciuto il fatto che non abbiano proprio tolto tutto quello che c'era nel vecchio film, perché quello che c'era nel vecchio film è effettivamente un gran film, e quindi questa è una brutta copia di un bel film, anziché essere una brutta copia di un brutto film. Capisci? Potevano rovinarlo ancora di più. Quello era peggio. Non ce l'ho una cosa davvero positiva, e quello è il mio problema. Ma perché non ce l'hai una cosa veramente positiva? Cioè, scusami, dimmi, è stato meglio La Bella e la Bestia o questo? Sta attento a quello che dici. È stato meglio questo della Bella e la Bestia, ovvio. Perché nella Bella e la Bestia la regia non aveva, come in questo, scavalcamenti di campo a caso, ma aveva seri problemi anche solo con le canzoni, dove seri problemi di concept, dove la bestia era un uomo con le corna e i denti leggermente più sporgenti e così via. La Bella e la Bestia è stato peggio, perché? Perché ha preso quelle poche cose che poteva copiare dal classico Disney e le ha tolte. Erano lì pronte, sì. Usale! E non le hanno usate, mentre qui quantomeno ciò che c'era nel classico Disney praticamente c'è tutto. Al massimo c'erano, altra cosa che avevo detto lui durante il film, ci sono scene tagliate che avrebbero potuto riciclare. Abbiamo 2 ore di film anziché avere 1 ora e mezza. Mettimi la scena tagliata dove c'è Nala che cerca di convincere Scar a cambiare idea, e poi Scar cerca di mettersi con Nala durante la canzone e spiega che lui in realtà è completamente pazzo, che non sta ragionando davvero con la logica, ma sta solo ragionando con la rabbia. No, mi hanno messo una scena lunghissima di Nala che cerca di scappare al buio. Ok, carina. La scena più lunga che c'è stata però è stata quella del pelo. Ecco, ecco. È stato il significato del cerchio della vita. Sì, sì, era già abbastanza chiaro per tutto il film, grazie. Per tutta la durata di quella scena ho guardato chiaro, ho detto fatemi guardare. Un po' lunghina questa scena, non credi? Ma è durata, cioè, minchia, le tempeste di sabbia, il tornado, la giraffa che se lo mangia e se lo caga fuori. Cioè io infatti quando ho visto la giraffa che mangiava il ciuffo, ho detto minchia, vuoi vedere che adesso se lo caga
sterco raro io con ho detto, la palla di merda. Ah, ok, si capisce, si ferma qua, poi no. Ma ho capito il cerchio della vita. Ma basta. Praticamente c'è questa scena in cui seguiamo un ciuffo di peli di Simba che vola via e fa tutto un percorso all'interno dell'Africa. Sta scena dura tantissimo. Tantissimo. E serve solo a farti vedere che questo ciuffo di peli arriverà fino a Rafiki che dirà: oh, il re è vivo. Però la scena è lunghissima, davvero lunghissima, silenziosa e in certi punti davvero forzata. È un po' forzato il modo in cui questo ciuffo di peli non si disfa mai, resta sempre perfetto, viene mangiato e cagato da una giraffa e non cambia nemmeno colore, viene mostrato all'interno di un petolo di... Dio mio. Sì, dopo, nei momenti in cui è... sì, l'ha mangiato la giraffa, ho detto, ok, adesso tipo lo cagherà fuori, vedrai che la cacca si disfa, succede qualcosa. No, ci hanno messo lo sterco radio. Sterco orario, ma dopo lo sterco orario cioè, io guardo lui e dico: basta con questo ciclo abbiamo capito il cerchio, adesso porta questo pelo su, fai capire a tutti che è vivo, ma basta. 92 Re Leone. Quindi sono passati 27 anni. Non penso che abbia la stessa voce. Sono passati 27 anni, però cavolo, è molto attuale. Avevo espresso il mio i miei complimenti per il doppiatore che non conosco, perché no, il doppiatore di Simba bambino. Sì. Perché tra l'altro era identico al Simba di 27 anni fa, cioè, e mi ero domandato identico, anche meglio in certi punti. E mi ero domandato se fosse la stessa persona, ma non credo, perché anche se no, la stessa anche no. Se alla fine fai la voce di Topolino, un pochino cambia nel tempo, anche se è modificata. Oh, sì, no, devo dire che Mufasa e Simba piccolo è innamorato di Luca Ward. Cioè no, una bellissima voce gli ha messo. No, allora erano anche la mamma di Simba, che non mi interessa. Ma infatti la prima parte del film non era. Guarda, la prima parte del film si salvava abbastanza. È decaduta infatti. Quando ha parlato Mengoni e c'è stata la pausa. Lì ha iniziato ad andare tutto in discesa. È stato molto fino bello, ad Hakuna Matata, esatto. È stato abbastanza. Ok, dai. Ce la stiamo cavando nonostante tutto, poi. No, è vero, quando ho sentito la voce di Mengoni che ha cantato, da quando ha iniziato a cantare. Solfeggi a caso, qui ha iniziato tutto. Non è colpa sua, comunque. No, sarebbe come prendere Vasco Rossi per doppiare Scar. Sai, quando ti aspettavi comunque. Saro Renfa. Oddio, no, neanche un uomo proprio vero, perché alla fine anche il Simba originale non aveva la voce da uomo. Sì, sì. Quindi te. Però non lo so, è stato strano sentirlo cantare. Perché non è un doppiatore. Esatto, vabbè, è stato bravo per doppiare. Sì, come qualsiasi persona che non è un doppiatore che doppia un film. Bravo, ma non abbastanza bravo da essere davvero degno di nota. Però no, davvero, devo dire che fino a 2 minuti, no neanche, prima della pausa. Chi? A me era proprio piaciuto. Ho detto, te. Wow, applausi. Sì, magari la scena di Mufasa che muore poteva essere più... Spoiler. No, lo sanno tutti che Mufasa muore. E altre cose che non vanno, tipo l'inizio con la canzone. C'è un leone e tutto il resto. C'è il sole che sorge, ma non hanno imitato quello del classico Disney, perché ovviamente non si poteva fare. E hanno scelto di fare un sole che finisce per essere quasi ridicolo, perché in un angolino dello schermo, piccino, che sale, e non ha niente. E piano c'è un albero morto. Cioè, maestoso. Piuttosto mettimi una scena completamente diversa, non una via di mezzo imbarazzante. Anche perché più avanti nel film c'è una scena in cui seguiamo un topolino che fa tutto il suo percorso ed era dannatamente più interessante della canzone iniziale. Era un ottimo modo di iniziare il film, con il topolino che poi Scar cerca di mangiarsi. Cioè, mi stai toccando la canzone iniziale? Sì. Cosa? Sì. L'ho detto anche. Inquadratura da destra, poi inquadratura da sinistra, poi inquadratura da dietro. E tu sei lì. Aspetta. Vai a montarti questo inizio con quello dell'originale, lo stesso. No. No. Più o meno, dai. Hanno imitato alcune scene e quelle che non hanno imitato sono... Ah. Cioè, allora, ma io ti dico la che scena... sinceramente forse è stata la parte più bella del film. Sì, che mi è piaciuta di più. Io appena. Esatto, io gliel'ho detto a lui, e per me può finire qua che sono contenta. La canzone iniziale, praticamente, nel cartone è la versione 180p.
Qui invece è 4K, cioè è identica, soltanto che sì, si vedono i peli delle ciglia degli elefanti. Ci sono anche un paio di altre differenze, come le tempistiche delle scene, che finiscono sempre un secondo prima, un secondo dopo, vabbè, di quando allora dovrebbero. Anche la giraffa che non parte da dietro la collina, ma si vede già. No, ma vabbè, quella è una cagata. Ok. Ma intendo dire che hai quattro note, perché alla terza mi stacchi e per l'ultima nota mi fai un'altra scena? Perché è fastidioso. E infatti... è hanno dannatamente scelto... fastidioso. Allora, c'è Voldemort. Voldemort. C'è Scar. Vogliamo spendere due paroline su Scar? Vai. Allora, l'avevo detto anche a loro, studiando concept, avevo esposto il mio terrore nei confronti di qualsiasi film live action. E con il senno di poi non avevo mai torto. Però avevo paura per il Re Leone, perché essendo. Umile. Umiltà, anch'io sono incredibilmente umile. essendo una pietra miliare della Disney, non volevo che facessero una cazzata alla Mary Poppins, ovvero che ti stuprassero l'infanzia. Avevo paura per l'aspetto dei personaggi. Essendo un film documentario, non puoi dare espressioni, non puoi dare personalità ai leoni. Le leonesse sono tutte uguali, Nala è uguale a qualsiasi altra leonessa. E Simba è uguale a suo padre, se non fosse per il fatto che ha gli occhi più grandi, perché è anime. E ha la crinola meno folta e la faccia meno larga. E non hai dread, cioè. Non vengono ai leoni e vengono agli umani. Beh, Scar è. E comunque, Shere Khan. Scar è bellissimo. Scar. Bellissimo. No, ti giuro, allora, io ho visto Scar e vabbè, se Pene non potesse avere espressioni, non potesse avere una personalità del cartone, perché ovviamente è un leone vero, ha un aspetto spettacolare. La falcata un po' zoppa, i ciuffi di merda attaccati. Perché i cattivi non si lavano, la cicatrice, perché i cattivi devono avere la cicatrice. Ma qui è contestualizzata. Lo ci ha detto. Bravo. Sì, vai avanti. Bravo. Le rughe, il fronte. Le rughe, l'aspetto. E la voce di Voldemort. Ecco, quando fecero il classico Disney regionale, avevano paura nell'avere un grosso felino come antagonista, perché non volevano che imitassero Shere Khan. Infatti fecero preparare tutti i disegni a delle persone che o non avevano mai visto il Libro della Giungla o facevano di tutto per non imitarlo. E qui purtroppo stesso regista imitato. E cos'è, è uscito Shere Khan? Dai, in quasi tutte le scene in cui un attimino zoppo è Shere Khan. È la metà. Ma io non l'ho mai collegato. Cioè, qual sembra una iena felina. Cioè, vai brutto nella morte. Cioè, no, allora bello, io il fratello sfigato. 1,90 di più. Allora, io non apprezzando troppo Shere Khan, non posso dirlo obiettivamente. Io dico che Scar ha un aspetto fighissimo, proprio in sulla base dell'originalità del concept, della bellezza, dell'apparenza. Perché alla fine, l'ho detto anche a loro, non posso mettermi a lamentarmi sul doppiaggio basandomi su quello che è passato. È ovvio che se una cosa l'ho amata in passato, da bambino, la odierò adesso. Se adesso Mushu me lo facessero in CGI e al posto di Enrico Papi... Non c'è Mushu. Lo so, ma se ci fosse Mushu e al posto di Enrico Papi mi mettessero Nanni Baldini, nonostante io lo ami, non sarebbe la stessa cosa, probabilmente lo contesterei. Bisogna guardare al di fuori tutto quanto. Vedendo la mente fredda, io penso che Scar sia... visivamente spettacolare. Ma io dico che tutti i personaggi sono stati belli. Pumba è bellissimo. Pumba è bellissimo. E i primi piani di lui mentre corre. Perché tu prima quando l'abbiamo detto ci hai guardato come per dire che cagata che avete detto? Ma era stata una tua impressione. Io non stavo neanche ascoltando quello che dicevate. Poi quando l'abbiamo detto stavo facendo il video io. Non stavo neanche ascoltando. Non sapevo che stesse parlando di Pumba. Contestualizza improvvisamente. Vabbè, mi decontestualizzo. Allora, le musiche sono sempre quelle di Hans Zimmer. Sempre fantastico lui. Peccato che mi abbiano sostituito un paio di scene con le grandi musiche epiche di Hans Zimmer alla Pirate dei Caraibi con una canzoncina pop. Scritta apposta per il film, quantomeno, ma una canzoncina pop. Poi ci sono anche le canzoni del film che sono state riprese dal cartone. E proprio come era successo nel Libro della Giungla, avendo animali reali con cui avere a che fare, si creavano dei problemi perché alcune canzoni non potevano essere rifatte. E va benissimo che abbiano deciso di cambiare Hakuna Matata, scherzandoci sopra molto di più, o che abbiano deciso di cambiare la canzone di Scar, che certo non è epica quanto l'originale, ma comunque ha senso che sia stata trasformata in un discorso piuttosto che in un'imitazione di Hitler. Va bene. Ma
quasi tutte le canzoni sono letteralmente un remix di YouTube di quelle originali, quando avrebbero potuto tranquillamente prendere la versione di Broadway, che è sempre della Disney dopo tutto, e non dico imitarla del tutto, ma prendere ispirazione giusto per un paio di idee, del tipo Il cerchio della vita nella versione di Broadway inizia con più calma. E la parte iniziale con i canti in Swahili è più lenta, più calma, e ha dei vocalizzi molto più potenti, molto più alti, con un coro che ti fa sentire il sole che si alza. Qui no, qui sembra la cover di uno youtuber, perché sì, è letteralmente la stessa canzone con una base strumentale diversa cantata da un'altra persona, quando avrebbero dovuto, secondo me, fare uno sforzo in più e sfruttare al meglio tutto ciò che loro non potevano fare con il live action e sfruttare meglio la musica. Però beh, abbiamo già imparato che il regista del Libro della Giungla e del Re Leone non è esattamente un genio della musica e non la sa sfruttare al meglio quanto potrebbe. Potrebbe usarla molto per incentivare l'espressività dei suoi personaggi, visto che hanno un problema, visto che il suo stile è essere realistico e simile alla realtà, come se fosse un documentario. È una cosa che si impara spesso nel cinema, è proprio che devi sempre compensare ciò che non hai con qualcos'altro. Se io non mi posso permettere di fare una certa cosa, devo cercare di compensarla inserendo qualcosa che riempia il vuoto. Quindi se per esempio io non sono in grado di rendere abbastanza espressivo un attore, metto la giusta colonna sonora e automaticamente l'attore starà meglio. Metto la giusta luce e automaticamente l'attore sembrerà più espressivo. Un'inquadratura, una luce, una colonna sonora possono aiutare. E questo regista non lo fa, perché usa sempre luci estremamente realistiche e fenomeniche, usa sempre troppi particolari, finendo per non avere mai un aspetto abbastanza artistico ed espressionista, ma finendo per essere, beh, iperrealista a un livello che è scomodo per il cinema, finendo per emozionare molto di meno. È un peccato, perché potrebbe fare molto molto di più con i suoi stessi mezzi, se solo conoscesse un po' meglio i mezzi che ha a disposizione. Che è uscito nel 2018. Stanno parlando dello Schiaccianoci e Quattro Regni. Non stai registrando? No, sì, stai registrando. Sì, sto registrando, okay. Vai. Dicevo, lo Schiaccianoci e Quattro Regni è la stessa identica cosa del perché Madonna, a me fa... No, ha detto che assomiglia a me. No, non è okay. Vero. Non punta su nient'altro, infatti nessuno conosce quel film, nonostante sia della Disney, non punta su nient'altro che l'impatto visivo. Quindi, è un pochino come un videogioco. Ci serve l'impatto visivo, ma serve anche ciò che si nasconde sotto. Se tu mi fai Il Re Leone, che è un film che nel 92 era un film che ha plagiato vite e dinastie, non aveva poi quell'impatto visivo magnifico, perché era un cartone animato, e per un cartone animato era già un bel impatto visivo. E allora prenditelo e fatelo in una sala cinema IMAX con questi dettagli di squame e cose. Potrebbe essere un film fantastico. Ma ci vuole qualcos'altro oltre alle rughe dell'elefante, cioè ci vuole un po' di cuore. Ci sono film che hanno cuore e pochi dettagli, ma nonostante tutto lo senti. E Il Re Leone non aveva anima, non aveva cuore, soltanto perché non era un progetto originale, questo film. Perché è copiato, hanno cambiato qualcosina per far ridere un po' di più i bambini, tipo il maiale che scorreggiava. Il maiale, cioè alla fine gli unici cambi di trama sono Pumba e Timon, perché veramente loro cambiano qualche discorso, qualche dialogo, e gli altri invece tutto sommato rimangono quello che sono sempre stati. Che cosa? Invece era cosa? Esatto. Che fai? Non... Cominciamo a scorreggiare, che fai? Non mi fermi? E questi sono i cambi, cioè voglio dire, anche quando parole che poi... ha detto, è cresciuto tutta la canzone. Esatto. Cioè alla fine hanno basato, cioè l'unico cambio, l'unica anima che c'è veramente in questo film sono le battutine sciocchine di Pumba e Timon. Sciocchine perché sono sciocchine, cioè, voglio dire, sono divertenti. Hanno dedicato molto spazio a spiegare il cerchio della vita con più parole rispetto al precedente film, ma in realtà non hanno detto niente di davvero nuovo. Insomma, mi sarei aspettato che avessero dato una spiegazione che aiutava a capire quale fosse il ruolo dei leoni all'interno del branco, visto che questo film si diverte a dare spiegazioni di troppo. E invece no. Cioè, noi sappiamo mezza informazione in più sui leoni quando potevamo avere no, abbiamo vere scoperto informazioni del perché Scar c'ha la scarpa. Sì, ok, abbiamo anche scoperto. Come si chiamava prima? Abbiamo. Sì, comunque sì, ce l'aveva un nome, lo dirò nel video su 200 curiosità sul Re Leone. Aia, che lore. 200.
No, comunque potevano dare un sacco di spiegazioni in più, visto che volevano dare spiegoni, si capisce. E invece no, hanno dato spiegoni per dirci cose che più o meno sapevano già, solo con più certezza. Quando potevano dirci qualcosa di nuovo, tipo, ok, qual era il piano di Scar nello specifico? Diventare re. E poi c'è una cosa che mi ha dato un fastidio enorme. Una cosa che mi ha dato un fastidio enorme, ovvero... Perché non hanno fatto il primo piano di Rafiki come jumpscare di Five Nights at Freddy's? Cazzo, gli occhi di quella scimmia sono terrificanti. Poi se... chi è per te? Per me, non ci siamo, io perlomeno non mi sono informato sul cast perché non ho mai avuto effettivamente tempo di farlo. Secondo me Rafiki è Morgan Freeman. No. Razzista! No. Ma no, ma perché una scimmia? Cioè, volevo dire, perché no. Perché è africano e quindi è snow, perché mangia le banane. Te lo censuro, altrimenti mi bloccano il video, no, ok? Perché vive sugli alberi. Comunque, ha dato enormemente fastidio a me. Perché non si depila. Le leonesse abbiano scoperto che Scar ha ucciso perché Mufasa. L'hanno sentito. No, a parte quello, nel modo più deficiente in assoluto, come facevi a sapere che aveva uno sguardo terrorizzato se tu non c'eri? Ma perché l'hanno sentito detto da sì lui. Lo so, ma a parte quello è di un doloroso. Mi lasci finire la mia frase? No, va bene, stavo dicendo. E che cavolo, le leonesse capiscono che Scar in realtà sta mentendo, che in realtà ha ucciso lui Mufasa, perché dice che lui ha visto gli occhi iniettati di paura di Mufasa quando lui aveva detto di non essere lì e quindi non poteva saperlo. Ma qualcuno mi spiega come diamine faceva Scar a sapere che è stato Simba a ucciderlo se non era lì? Sono una marea di leonesse imbecilli. Sai perché le leonesse sono così stupide? Perché non hanno abbastanza cervello per essere noi umani. Loro, se tu pisci sul loro territorio, le convinci di qualsiasi cosa, fidati. Cioè, potevano usare la scusa più evidente, ovvero come fai a sapere che è stato Simba se tu dici di non essere stato lì in quel momento? Semplice, come fai a sapere che è stato lui se non c'eri? E Simba è scomparso, vuol dire che tu l'hai raggiunto prima che scomparisse, quindi non è vero che sapevi che fosse morto anche lui. Insomma, e invece no, hanno inventato una scusa che non c'entra assolutamente nulla, ovvero che loro sentono Scar dire che ha visto gli occhi di Mufasa quando non poteva averli visti. E Simba! E in ogni caso io pensavo che il film non sarebbe stato un granché, e non è stato un granché. Fine. Disney, ti prego, usa questi soldi per fare un film in tecnica tradizionale, anche se dovesse essere un film non particolarmente entusiasmante, non qualcosa di incredibile. Insomma, fammi un film in tecnica tradizionale, basta. È la cosa per cui eri famosa. Adesso che chiude anche la Studio Ghibli, cosa avremo per la tecnica tradizionale? Tu puoi riportarle in vita. Sai quanta gente ha nostalgia di quello? Anziché puntare sulla nostalgia del Re Leone, punta alla nostalgia della Disney, la nostalgia dell'animazione tradizionale, la nostalgia del 2D, non la nostalgia dei film. Dai, noi non abbiamo nostalgia del Re Leone. No, non vogliamo vedere una nuova versione del Re Leone al cinema, vogliamo vedere un altro film che ci dia le stesse emozioni del Re Leone, ma non il Re Leone. Vogliamo un film che sia bello, bello da vedere, come lo è sempre stato per la Disney, come la Disney dal 37 ha continuato a fare fino a 5 minuti fa. Perché hai smesso? Ce l'hai ancora uno scompartimento di animazione? Abbiamo visto quanto era bella l'animazione all'interno di Il Ritorno di Mary Poppins. Cioè, dai! Quando nel Ritorno di Mary Poppins entriamo nel vaso, cacchio, quella era animazione in tecnica tradizionale ed è stata bellissima. E quando avete usato la CGI è stata bellissima lo stesso. Fate questo, perché sì, è bellissima anche la CGI, ma diamine, non è la CGI che ci manca, non è il Re Leone che ci manca, non è l'ennesimo classico Disney famoso di cui farete un live action che ci manca. È un film in tecnica tradizionale. Disegnate un pochino. Costa anche di meno.